sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora mister, vi portate a casa tante sensazioni contrastanti oggi. Primo tempo in cui avete sofferto tantissimo, secondo tempo in cui anche, soprattutto fisicamente, avete tenuto ritmo, avete tenuto botta sul ritmo, cioè sotto tre gol fino a quel quarto vi siete fatti due gol da soli, grande la bravura che tanto che evidentemente c'è su. Sì, tutte cose giuste quelle che dici, quindi abbiamo un po' la lettura di questa partita è questa, dove il primo tempo siamo stati in bambola, abbiamo regalato il primo tempo, ma abbiamo, non so se abbiamo pagato l'esordio, ma soprattutto abbiamo pagato il fatto che noi sono 2 mesi e mezzo che non giochiamo, e Catanzaro invece aveva già 4-5 partite nelle gambe, quindi da questo punto di vista abbiamo un po' pagato dazio per quanto riguarda l'approccio a questo campionato. Ai miei ragazzi glielo ho detto chiaro e tondo fin dalla partita: benvenuti in Serie B, dove puoi giocare bene, puoi fare le cose fatte bene, abbiamo fatto 2 gol, abbiamo recuperata, ma non devi mai pensare di accontentarti e di smettere di fare le tue cose. Nel momento in cui smetti, in questa categoria ti puniscono. Catanzaro è bravo e invece che sul 2-2, invece che essere noi, avere in quel momento la possibilità di andare ad aggredire, perché la squadra che magari è demoralizzata perché ha subito 2 gol, ci siamo accontentati e questa cosa non deve mai succedere. Se ci accontentiamo noi siamo finiti, dobbiamo semplicemente continuare a fare quello che abbiamo fatto. Invece siamo un po' tornati in occasione del terzo gol, siamo tornati quelli del primo tempo, cioè che stavano lì un po' a guardare. Sembrava la sensazione da fuori, sembrava quasi che, so che non è così e che è inconscia questa cosa, però sembrava quasi che pensavamo di averla risolta, no? 2-2, abbiamo pareggiato, va bene così, invece no, la squadra a quel punto deve andare a cercare, a far capire agli avversari che volevamo vincere. Invece siamo stati lì, abbiamo preso il gol del 3-2 su un'azione molto lenta, cioè 2 giocatori dentro l'area da soli, cioè no, la mia squadra non può fare questo, la mia squadra se fa 3 gol deve vincere, non può neanche pareggiarlo. In questo campionato se riesci a fare 3 gol vuol dire che sei stato bravo, non è facile fare gol. E star qui a dire che abbiamo perso facendo 3 gol è dura. E allora dobbiamo migliorare tanto, dobbiamo migliorare molto nell'organizzazione, soprattutto nella fase difensiva, dobbiamo migliorare tanto anche sulla compattezza, perché comunque ci sono mancati tanti meccanismi, ma questo lo sapevamo, l'avevamo messo in conto, però ne facciamo tesoro, abbiamo 15 giorni di tempo per cercare di rimetterci a posto, essere un po' più attenti e far tesoro soprattutto dei tanti errori. Se prendi 4 gol vuol dire che hai fatto tanti errori. E insistere sulle cose positive. Sono sincero, ci sono anche tante cose positive. Fra le tante cose negative ci sono tante cose positive. Quindi questo mi fa dire che noi siamo belli vivi, siamo molto vivi. Perché, ripeto, Catanzaro ha subito un solo gol. Noi oggi ne abbiamo fatti 3, vuol dire che siamo belli lì. Dobbiamo migliorare e dobbiamo farlo in fretta, perché poi il campionato adesso ci mette di fronte probabilmente a un tour de force importante e noi dobbiamo cominciare a pensare che siamo una squadra che deve fare più. Ma mister, ti sei fidato dei nomi, nel senso dei giocatori di più di maggiore esperienza all'inizio della partita, la formazione di base? Visto il secondo tempo non li faresti, oppure vista la corsa che abbiamo messo poi nella ripresa? Sì, no, ma era giusto, cioè nel senso comunque trovare dei meccanismi, ci mancavano i meccanismi anche con gli altri, che non è che fossero, non hanno fatto il ritiro con noi, quindi avevo bisogno, l'avevamo pensata giusta, avere gente esperta
perché ci mancavano delle persone che conoscessero questo campionato e quindi secondo me abbiamo pagato più che altro la grande organizzazione del Catanzaro, bisogna poi dare merito anche agli avversari, le nostre difficoltà cominciano dove iniziano la bravura, dove inizia la bravura degli altri, e noi l'avevamo preparata con dei giocatori magari più esperti all'inizio per cercare di sfruttare la gamba, la dinamicità di quelli che sono entrati dopo, come è stato. Purtroppo siamo andati sotto di 2 gol, fossimo rimasti più in partita o sullo 0-0, l'obiettivo era quello di alzare i ritmi proprio nell'ultima mezz'ora, nel secondo tempo soprattutto, visto che 3 cambi li abbiamo fatti alla fine del primo tempo. La cosa che mi fa arrabbiare è che noi siamo stati bravi, perché poi abbiamo recuperato da un 2-0 contro una squadra veramente che ci ha messo in difficoltà fino a fare il 2-2, e lì negli ultimi 5 minuti siamo mancati, al di là del... non possiamo concedere, anche se prendi il 3-2, però devi rimanere in partita, non possiamo fare degli errori banali. Ripeto, se le C magari ti danno la possibilità di commettere degli errori e non ti puniscono, in Serie B ti punisco, quindi oggi abbiamo pagato caro tutto quello che abbiamo sbagliato. Sei più contento delle palle inattive che ho quasi sfruttate, un mezzi gol più 3 gol che avete fatto, o sei più arrabbiato per gli errori di queste palle? Ma non lo so, sono sincero, io quando perdo non sono contento, quindi partiamo da questo presupposto. Le cose positive e le cose negative, che siano calci piazzati o che siano momenti di gioco, mi servono per lavorare, mi servono per metterle a posto, per mettere a posto quelle sbagliate e per insistere su quelle giuste. Il fatto che abbiamo preso 4 gol e che abbiamo perso è chiaro che mi fa arrabbiare, però ripeto, per essere la prima di campionato in Serie B e così, ai miei ragazzi ho solo fatto i complimenti per lo spirito, perché nel secondo tempo soprattutto ho rivisto la squadra che ci ha contraddistinto dal punto di vista agonistico, una squadra che non molla mai, e questo ci deve servire da punto di partenza. È chiaro che però dobbiamo meditare e lavorare molto sugli errori, perché non possiamo concedere quello che abbiamo concesso. Riccardo Solvo di Tutto Sport. Buonasera, intanto faccio i complimenti, perché non era facile con la squadra che adesso è testa al campionato e che è attrezzata anche per andare in Serie A. E volevo chiedere, loro hanno continuato con il trend attacco strepitoso come l'anno scorso in C, poi si è visto, insomma, infatti, dalla conchina Donnarumma, che è un signor attaccante. Ma lei rifarebbe le scelte del primo tempo sull'11 iniziale? Perché nello slot del secondo tempo ha cambiato 3 giocatori, poi ne ha cambiato un altro. È cambiata la partita, nel senso che ci sta anche magari l'impatto, anche se avete già giocato qui a Legnano, contro una squadra forte, però al di là del gol subito alla fine che vi ha tagliato le gambe, però avete fatto 3 gol in 27 minuti del secondo tempo. Le chiedo se c'è qualcosa da registrare anche sull'11 iniziale. Ho risposto prima. No, scusi, sono arrivato dopo. No. Io credo che, ripeto, le scelte erano pensate nella maniera giusta. Sapevamo che loro avevano poi la terza partita in 8 giorni. Il fatto di essere più dinamici e più aggressivi lo siamo diventati perché magari perdevamo 2-0, al di là di chi è entrato. Che ci mancassero dei meccanismi lo sapevamo già, ci mancavano sia con quelli che sono entrati nel secondo tempo che con quelli che hanno giocato il primo, perché sono arrivati tutti dopo. Abbiamo semplicemente scelto gente più esperta per l'inizio di questo campionato che ci potesse accompagnare, diciamo, positivamente, ma non sono scontento della prestazione di quelli del primo tempo, assolutamente. Hanno sofferto, abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in grande difficoltà, bisogna dare merito anche agli avversari, che hanno un tipo di gioco che ti fa correre tanto, che ti fa spendere energie perché hanno tanta qualità e tanto palleggio, e è da un anno che giocano insieme e che portano avanti questo profilo, e quindi credo che questa fosse la squadra peggiore da affrontare per quanto ci riguarda, ma semplicemente per l'organizzazione. Però ripeto, poi nel secondo tempo la squadra ha dimostrato di non mollare mai, lo spirito è quello giusto,
lo spirito agonistico che ci ha contraddistinto nella scorsa stagione, che ci ha accompagnato a vincere il campionato. Dobbiamo ripartire da lì, indipendentemente da chi va in campo, e sapere che noi dobbiamo fare quello, altrimenti se ci fermiamo e ci accontentiamo ci puniscono. Noi non siamo una squadra che si può fermare o si può accontentare, non siamo una squadra che deve gestire la palla, siamo una squadra che deve affondare ogni volta che la palla, ogni volta che ruba palla deve affondare e ripartire per andare a far male, perché altrimenti diventiamo prevedibili. Ci deve servire direzione, gli errori in questa categoria si pagano e si pagano a caro prezzo. Noi ne abbiamo fatti tanti e siamo stati puniti. Grazie, grazie, complimenti. Ecco, ragionando un po' precisamente per settori, sicuramente il reparto offensivo, che l'anno scorso non è stato, diciamo così, il reparto principale della sua squadra, possiamo dire, siamo tanti gol ma tanti giocatori diversi. In realtà questa sera ha dato dimostrazione di come dire, di grande spesso. Ci sono due gol di due centravanti che tra l'altro si sono sbloccati e potrebbero essere secabalizzati veramente importanti per il progetto della stagione. Poi abbiamo visto Stefano a tratti incontenibile e un Tordini che ha dimostrato che in questa categoria ci può stare. Ragiono solo in questo momento sul settore offensivo. Non so se lei è d'accordo, però forse è il settore che in questo momento è la tua soddisfazione. Ma certo, sono contento. Io sono contento, ripeto. Sono contento del fatto che i miei attaccati facciano gol, sono meno contento del fatto che se la mia squadra fa tre gol deve vincere, non deve manco pareggiare, cioè partiamo da lì. Quindi il mio Lecco se fa tre gol vince. Oggi il mio Lecco, per colpa mia, ha subito quattro gol e questa cosa mi fa pensare che bisogna mettere a posto tante cose. Che facciano gol davanti mi fa piacere, sono contento per il ritorno di Giuseppi in partita e al gol, Novakovic, la prestazione di Torghini, di Stefano come hai detto, ma anche di Pinzauti che si è sacrificato molto come faceva sempre. L'Empoli che ha fatto la fascia credo mille volte, ma ripeto, alla fine se andiamo a vedere la nostra squadra, il Lecco ha fatto quello che doveva fare contro una squadra forte in una categoria che non conosciamo, quindi e che ha pagato a caro prezzo di errori, molto semplicemente questo, perché ho detto prima, se esaminiamo gli errori prendiamo un gol di testa quando siamo tutti alti, siamo molto più alti in centimetri, il primo tempo avevamo tanti centimetri e prendiamo un gol di testa, ne prendiamo un altro sulla respinta del portiere, sempre di testa, con un uomo da solo dentro l'area. Se abbiamo dei centimetri, abbiamo della struttura, questa cosa non la dobbiamo concedere, quindi dobbiamo stare molto più attenti in questo, dobbiamo essere un po' più difensori, più marcatori, dobbiamo essere più veloci a scivolare, ma soprattutto credo che la nostra sofferenza nasca nel fatto che dietro purtroppo non abbiamo mai rotto la linea, nel senso che eravamo sempre 5 contro 3 e in mezzo a campo ci mettevano in difficoltà e quindi avevamo creato una superiorità numerica dietro che non ci serviva, quando invece dovevamo uscire fuori con uno dei difensori e venire a creare una superiorità numerica in mezzo al campo, e dietro invece eravamo 5 contro 3 e se concedi due giocatori agli avversari è chiaro che i nostri centrocampisti muoiono. Quindi quello che dite voi sul fatto delle scelte è legato solo al fatto che i centrocampisti del primo tempo hanno corso talmente tanto dietro gli avversari che alla fine non avevano neanche la forza di ripartire. Dal punto di vista tattico è successo solo questo, cioè di dietro ci siamo mossi poco, siamo stati poco aggressivi, cosa che invece abbiamo fatto nel secondo tempo, un po' perché non avevamo magari niente da perdere, eravamo sotto di due gol, un po' perché probabilmente abbiamo capito che quello che dovevamo fare era quello. Dopo, nel secondo tempo, ripeto, rispetto al primo abbiamo commesso degli errori che ci sono costati dei gol. Nel primo tempo abbiamo commesso un errore tattico che era quello che dicevo prima, legato all'organizzazione e ai meccanismi che ancora non abbiamo, che sono quelli di uscita, di aggressione, di rottura della linea difensiva per cercare di venire anche in mezzo al campo,
il primo tempo purtroppo non l'abbiamo fatto e abbiamo sofferto tanto, non siamo mai al di là dei gol, del gol preso che è finito 1-0. Ero contento di essere solo sotto 1-0 nel primo tempo perché eravamo ancora in partita, al di là di quello non riuscivamo mai a ripartire perché eravamo troppo bassi, troppo schiacciati, avevamo una netta superiorità numerica e mi ha concesso tanti tiri dal limite, abbiamo rischiato grosso. Quindi questa cosa va migliorata molto, perché quando succedono queste cose dobbiamo avere il coraggio e la forza invece di venire su con i difensori ad aiutare il centro della porta. Semplice. Mister, le difficoltà, anziché mettervi al tappeto, vi hanno esaltato, che è successo varie volte l'anno scorso, mi vengono in mente i playoff, situazioni analoghe. Sono entrati tre nuovi tra il primo e il secondo tempo che hanno contribuito comunque a dare una svolta, che poi la squadra hanno tirato cammin facendo man mano passare la ripresa. Questo forse è il segnale che cercavi stasera, cioè il fatto che i nuovi si siano già pienamente integrati nel meccanismo. Sì, in parte sì, ma ripeto, io sono contento anche di quello che hanno fatto nel primo tempo. Adesso sembra che il primo tempo abbiamo fatto, no, il primo tempo ci siamo sacrificati, abbiamo trovato semplicemente una squadra più forte di noi oggi, soprattutto nel primo tempo. Il fatto che nel secondo tempo però li abbiamo messi a record, abbiamo concesso dei contropiedi perché eravamo sotto e abbiamo creato i presupposti per andare a pareggiarla e ci eravamo anche riusciti, è chiaro che questo ci deve dare l'infa e soprattutto ci deve dare la consapevolezza di quello che dovremo fare in futuro. Quindi la sensazione è che noi invece abbiamo pagato l'impatto con questa categoria, quindi 2 mesi e mezzo che non giochiamo, soprattutto 2 mesi e mezzo dove la testa ha pensato a tutto meno che alla partita del Catanzaro. È vero che il Catanzaro ha avuto 3 giorni per preparare questa partita, ma noi non abbiamo avuti tanti di più perché fino al 29 non sapevamo se eravamo in bio o se andavamo tutti a casa. Quindi la differenza fra noi e il Catanzaro è che il Catanzaro è arrivato a questa partita con 4-5 partite nelle gambe e noi purtroppo non avevamo niente. Abbiamo aggiustato la testa in 3 giorni, abbiamo subito la veemenza e l'organizzazione soprattutto, perché sapevamo che Catanzaro anche l'anno scorso era più forte di noi, meno male che era in un altro girone, se no sarebbe stata dura. Però ripeto, abbiamo subito il primo tempo, mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo, un po' meno gli errori che abbiamo commesso, molto semplicemente questo. Oggi, al di là che il Catanzaro alla fine stiamo parlando di una squadra che ha meritato di vincere, quindi cerchiamo di mettere subito le cose in chiaro, non è che sto dicendo ci mancherebbe altro. Però il Lecco a un certo punto l'aveva pareggiata anche con merito, perché semplicemente perché dall'altra parte forse c'era una squadra che aveva un po' mollato le corde dal punto di vista fisico, ci aveva concesso più spazio, più possibilità, cosa che abbiamo fatto noi poi una volta raggiunti il 2-2. Quindi magari questa, a noi ci serve la sconfitta, ci deve servire. Il Catanzaro probabilmente deve capire che se molla anche sul 2-0 trova squadre in Serie B che li mettono in difficoltà. Ecco, non pensi di aver dato un segnale importante al campionato, che Lecco magari farà fatica ma chiuderà e sarà attaccato sempre? Alla prima partita non si danno segnali. Io credo che il Lecco debba trovare ancora la sua identità, perché non basta mezz'ora. Credo che il Lecco oggi, ripeto, andiamo a casa con una sconfitta, ci lecchiamo le ferite e meditiamo su quello che dobbiamo fare, ma soprattutto dobbiamo lavorare. Quindi segnare il campionato alla prima partita se ne vedono pochi, non si vincono i campionati alla prima giornata e non si retrocede alla prima giornata. Credo che bisogna semplicemente mettersi lì alla prima giornata e pensare a che tipo di lavoro bisogna fare e dove lavorare. Da quando non segnare in Serie B? Diciamo da 6 anni. L'ultimo gol l'ho fatto a maggio contro il Benevento, il derby Benevento Avellino. È stata un'emozione fortissima oggi tornare a fare gol, soprattutto in B. Peccato per il risultato finale, però credo che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo contro una squadra veramente forte, quindi siamo tra virgolette soddisfatti della seconda frazione di gioco e da qui partiremo per migliorare e per cercare di non commettere gli errori che abbiamo commesso oggi in questa sconfitta, insomma, perché tanto del merito della nostra sconfitta oggi è venuto direttamente da noi, perché abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa e abbiamo 15 giorni di tempo per lavorare
per mettere tutto a posto per la prossima gara che ci sarà il 16. Ecco, sicuramente questi giorni per fortuna arrivano perché avete un gruppo da riformare, non da formare da zero, perché comunque siete rimasti in tanti, però insomma ci sono un po' di giocatori che vanno insomma inseriti nei vostri meccanismi che ormai veramente erano diventati assolutamente più che efficienti sul finale della scorsa. Sì, diciamo che il mister dice sempre di partire da quello che siamo noi, che siamo una squadra rocciosa, una squadra che le squadre avversarie quando incontrano il Lecco devono dire oggi non è una partita semplice da affrontare, quindi noi dobbiamo partire da quello, poi se ci mettiamo del nostro come abbiamo fatto nel finale di stagione l'anno scorso sappiamo anche giocare, come abbiamo dimostrato tra le altre cose nel secondo tempo di oggi. E sì, come dicevi tu, questa pausa viene nel momento che a noi serviva di più, perché serve integrare i nuovi e soprattutto creare quel gruppo parlo di dentro al campo, che andava a memoria e che sicuramente andrà a memoria dopo nelle prossime partite, sono sicuro. Però questa è una famiglia e dobbiamo cercare di far entrare noi nuovi nel miglior modo possibile e di dargli una mano, quindi sicuramente lo faremo. I nuovi sono ragazzi da quello che abbiamo conosciuto, cioè da come li abbiamo conosciuti in questi giorni, sono ragazzi sia esperti che hanno fatto categorie superiori e quindi già si sono messi a disposizione e quindi non ci saranno sicuramente problemi. Saremo al top dopo questa sosta, sicuramente. Ecco, Leusipi, che emozione tutto quello che lei ha trascorso, ha perso una parte di una funzione, anche se buona parte anche nel tuo suo, e poi torna in campo e segna in Serie B. Cosa le è passato per la mente in quel momento? Vorrei approfondire questo tema perché non è visto. Diciamo che ho pensato a tutto appena ho visto la palla entrare mi sono esploso addosso un po' tutto quello che ho passato in questi mesi, tra virgolette. Sanno tutti la mia vicenda qual è stata, quindi è stata ancora più dolorosa. Sono stato contento per mia moglie che almeno con lei si è arrivata di dosso questa cosa, mi ha subito fatto la videochiamata, però è durato 2 secondi perché poi ho voluto prendere la palla per cercare di recuperare la partita e quindi adesso sto metabolizzando, però sono sicuro che sarà il primo di tanti gol quest'anno, quindi vorrò fare gol davanti sicuramente prima possibile alla nostra gente, nel nostro stadio, nella nostra casa. E comunque vorrei ringraziare tutti i tifosi che sono venuti fin qui oggi, che erano tantissimi, quindi ci dispiace soltanto che non gli abbiamo regalato un punteggio positivo, però sanno tutti l'estate che abbiamo trascorso e quindi questo gruppo sicuramente ci metterà al 110% per regalargli più gioia possibile. Mi dà l'idea che Novakovic di poter essere impiegabili insieme. Insomma, lui magari ha questa fisicità esuberante, tu hai invece questa fisicità aggressiva, permetti di dire, sei molto più d'impatto. Insomma, questa sei sempre stato così in carriera. Sì, io ho giocato sia con seconde punte che con prime punte. Diciamo che gli anni migliori li ho fatti anche con prime punte vicino, quindi voglio dire, se ascoltiamo quello che dice il mister e se facciamo quello che dobbiamo fare, secondo me possiamo coesistere benissimo alla grande. E poi deciderà il mister chi mandare in campo. Ovviamente dobbiamo, come stavo dicendo prima, dobbiamo far veloce nei meccanismi e di mettere a punto tutte le cose per essere pronti al meglio il 16. E quindi abbiamo 13-14 giorni di tempo, 13 giorni di tempo per farlo. Sono sicuro che arriveremo all'appuntamento del 16 in condizioni ottimali. Non buttando il secondo tempo di oggi, perché è stato un gran secondo tempo contro, secondo me, la squadra più forte in questo momento, a detta di tutti, se non più forte, più in forma. Mi faccio fare il papà dei tanti tuoi compagni, diciamo, no? Avevo un giudizio su Novakovic e anche su Di Stefano. Ma secondo me Di Stefano è veramente giovanissimo, è un ragazzo che secondo me ci può dar tanto, perché ha tanta voglia, è un ragazzo di prospettiva e sicuramente ha bisogno del tempo per crescere, ma ce lo teniamo stretto. E Novakovic secondo me è un ottimo giocatore, ovviamente
bisogna metterlo nelle migliori, quando è attaccante bisogna mettersi nelle migliori condizioni. Quando vedo magari l'assist di Lepore o l'assist di Giudici sono il sogno di ogni attaccante, quindi secondo me sono due ottimi giocatori, due ottimi acquisti, secondo me faranno bene tutti e due insieme agli altri compagni delle parti che sono Nick, che oggi non c'era, Pinza e poi io e chi c'è di due e tutti gli altri, quindi saremo sicuramente, ci daranno una grossa mano. E poi sono ragazzi, sono messi subito a disposizione vedendo anche la partita di oggi, quindi quello già è un passo molto importante per il gruppo. E ripeto, abbiamo fatto, lo abbiamo perché c'era già prima di loro, abbiamo fatto acquisti di giocatori che hanno tanta voglia e soprattutto tanta voglia di rimettersi in gioco, quindi va bene così e ci vedremo tante soddisfazioni. Buonasera mister, sono di Tutto Sport, volevo intanto farle i complimenti per la vittoria, primo posto del campionato. Si immaginava, voi avete tenuto più o meno il trend della passata stagione, grande attacco stratosferico, qualcosa si rischia in difesa, per demerito disattenzione vostra o per il ritorno dell'eco del secondo tempo? No, allora, oggi è chiaro che è stata una partita dove tutte e due le squadre hanno mostrato le loro qualità dell'anno scorso, perché comunque il Lecco l'anno scorso ha fatto i playoff in un modo straordinario, battendo squadre molto molto più importanti, dal Cesena, dal Pordenone, dal Foggia, insomma, proprio per lo spirito, per il carattere che ha di squadra. Noi abbiamo fatto un primo tempo perfetto, concedendo pochissimo, anzi quasi niente, avendo diverse occasioni da gol, e siamo andati sul 2-0. È venuto fuori poi il carattere dell'Ecco, perché ci ha alzato le aggressioni, ci ha alzato le pressioni, di conseguenza noi siamo stati meno bravi a venire fuori da certe situazioni. I gol li abbiamo presi su due calci d'angolo, insomma, e poi su una palla persa a centrocampo, quindi di conseguenza sono cose da analizzare, però do atto, diciamo, all'Ecco del grande carattere, del grande spirito che ha messo in campo. Però poi noi abbiamo dimostrato le nostre qualità, perché potevamo fare sicuramente anche tanti altri gol, anche sul due pari abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, insomma, quindi una buona partita da parte nostra. Grazie. Marcello Villani, provincia di Lecco, volevo chiedere, insomma, dal punto di vista dei due allenatori, le due fasi difensive sono da rivedere, da affinare, insomma, lei parla naturalmente per il capitano. Ma guarda, allora, il Lecco secondo me si è difeso molto bene, loro ci hanno lasciato la costruzione in zone basse per aspettarci all'altezza del centrocampo, e l'ha fatto molto bene. Chiudendo tutti gli spazi, noi diciamo siamo dovuti aspettare per andare in gol, perché comunque le occasioni le abbiamo avute, però loro si sono difesi bene. Da parte nostra abbiamo fatto un ottimo lavoro di non possesso nel primo tempo, perché abbiamo aggredito forte, abbiamo lavorato bene sulle seconde palle, abbiamo concesso quasi niente nel primo tempo. Mentre invece, secondo me, sul 2-0 abbiamo mollato un po' le aggressioni ed è venuta fuori un po' poi le potenzialità fisiche e caratteriali dell'Ecco, quindi lì c'è un po' da andare a rivedere, perché non possiamo assolutamente concedere campo e soprattutto concedere la possibilità degli episodi alla squadra avversaria, che comunque i gol, i due angoli, i calci piazzati sono sempre degli episodi, e comunque insomma ci sta sempre da migliorare, da sistemare questi aspetti qui. Buongiorno mister, dobbiamo però già giocare a carte scoperte, sono Fiorenzo del Corriere della Sera. E siete già in altissima classifica, avete ripreso il trend dell'anno scorso, tanti gol, tantissimi gol a partita, l'anno scorso avete segnato forse più di 100 gol se non sbaglio, ecco. E a questo punto molti dei tiratori vi inseriscono come candidata a lottare quantomeno per una zona alta dei playoff. Quando vi dicono questo, quando vede la sua squadra giocare come nel primo tempo di oggi con il Lecco, cosa le passa per la mente? No, io anche l'anno scorso era così, io penso a un discorso ben chiaro. Noi adesso abbiamo rinnovato
molto la squadra. Abbiamo preso dei ragazzi giovani che ancora devono inserirsi nel progetto tattico che abbiamo, ancora devono capire i principi con cui giochiamo. Sono dei giocatori di grandissima qualità, molto giovani, ma di grandissime prospettive, quindi dobbiamo aspettare per vedere un po' di inserirli pian pianino. Siamo ripartiti con lo zoccolo duro dell'anno scorso e quindi lì giochiamo, diciamo, con sicurezza, con qualità, però siamo agli inizi, quindi il discorso della classifica trova il tempo che trova, non ci facciamo sicuramente prendere da questo aspetto qui. Dobbiamo sapere, anche oggi abbiamo visto che la Serie B non si può scherzare, perché come abbassi un po' di attenzione, abbassi un po' di energie, perché oggi c'è da dire che abbiamo avuto anche un problema di energie, perché abbiamo fatto 3 partite in una settimana e soprattutto, diciamo, alcuni giocatori hanno fatto tutte e tre, quindi di conseguenza abbiamo pagato anche sotto quell'aspetto lì. Ma come abbassi un po' di attenzione, con il rischio di non fare risultato. Quindi bene la classifica, bene l'entusiasmo, diciamo, della nostra città, dei nostri tifosi. Anche oggi li voglio segnalare, perché erano in tantissimi qui a Padova, e quindi loro ben venga che festeggiano, però noi rimaniamo sempre con i piedi molto per terra.